Un attacco in pieno giorno che fa preoccupare sempre di più i cittadini. Dopo le numerose aggressioni registrate in tutta la provincia di Pesaro Urbino, quanto accaduto domenica scorsa a Villa Grande di Monbaroccio ha riacceso i riflettori sulla problematica. Dalle immagini registrate dalle telecamere si vede un lupo che intorno alle 16 ha prima rincorso una cagnolina, poi la spinta verso il lago per fermarne la corsa ed infine la zannata. Ed è solo grazie alle urla del suo padrone Marco Diotallevi che Margot, un Jack Russell di 7 anni, è stata rilasciata dall'animale selvatico. Via! Margot, vieni qui! Via! Margot, vieni! Vai via! Basta! Margot, vieni, 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 vieni! Vai via! Vai! Senza pensarci due volte, Marco si è tuffato in acqua per cercare di recuperare la cagnolina che poi è stata portata d'urgenza in una clinica veterinaria a Fano dove è stata operata e nel pomeriggio di ieri, per fortuna, Margot è tornata a casa. Su Fano TV il sindaco di Monbaroccio ha lanciato un appello alle istituzioni regionali affinché si facciano promotrici col governo della modifica della legge del 92. Per il primo cittadino, infatti, è fondamentale quantomeno provvedere ad un migliore censimento dei lupi sul territorio e oggi sulla vicenda intervenuto l'assessore regionale Stefano Guzzi. Quella di ieri sera che abbiamo visto è stata effettivamente una scena abbastanza impressionante, alla quale noi non siamo abituati qui, perlomeno nelle Marche ed in Italia, l'aggressione ad un animale domestico da parte di un animale selvatico, in questo caso il lupo. Noi dobbiamo pensare che in natura, diciamo, è il normale corso delle cose, cioè i lupi in libertà vivono sopprimendo altre tipologie di animali. E questo, diciamo, è brutto vederlo, ma sappiamo tutti che è così in natura. Vederlo su un cane domestico fa una certa impressione per più motivi, anche perché uno tocca un qualcosa a noi vicino, a noi caro. Due, ci fa anche pensare, ma può succedere anche con un essere umano, può succedere anche con un bambino. Questo ovviamente ci preoccupa. Però dobbiamo anche essere realisti, il lupo è una specie protetta dalla legge nazionale 157, non è una specie sulla quale si possono fare prelievi neppure, diciamo così, di selezione o di prevenzione. Conseguentemente non è che la regione può avere una sua giurisdizione in merito, è un problema, va un attimo seguito, va monitorato per capire effettivamente se riusciamo a gestirlo nel miglior modo possibile. Nel frattempo io dico che per lenire comunque i danni da lupi che sempre più frequentemente vengono portati a conoscenza da tanti allevatori, produttori, agricoltori, che ci siano almeno dei ristori sufficienti verso chi questi danni, diciamo così, li subisce. Ecco, più di questo io oggi non posso dire perché, ripeto, non è la regione che può entrare nel merito della cacciabilità o meno di un animale che è protetto da una legge nazionale.